Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi mini book haul dedicato ad Halloween. Ho preso alcuni libri che secondo me sono adatti da leggere in questo periodo dell'anno, anche se personalmente non credo che riuscirò a leggerli entro il 31 di ottobre per il semplice fatto che adesso sto leggendo un altro libro e quindi finché non finisco quello io non inizio altre letture perché sono una di quelle persone che non riesce a leggere più di un libro per volta. E quindi, insomma, dovrò aspettare di aver finito quello prima di cominciarne altri. Però intanto io l'ho ordinati, me li tengo lì. Però, insomma, mi avrebbe fatto piacere leggerli in questo periodo. Ma si fa come si può, perché ultimamente sto lavorando anche molto di più, quindi ho meno tempo per leggere e quindi, insomma, questa è la vita. Il primo che vi mostro è questo, Pronti a credere, i fantasmi invadono Torino, scritto da Maurizio Garzara. Io sono venuta a conoscenza di questo libro grazie a Riccardo del canale True Colors. Vi lascio giù in info box il link al suo canale, ma soprattutto il link del video in cui lui parla di questo libro, perché l'autore è un suo amico, quindi vi fa, diciamo, una panoramica un pochino più dettagliata di quanto posso fare io sull'autore del libro. Comunque mi ha incuriosito molto la trama perché tratta la storia di tre ragazzi, studenti universitari, che vengono a conoscenza di un'antica società segreta che vuole riportare in vita un faraone. Quindi, grazie all'aiuto di una medium, si danno da fare per evitare che questo accada. Almeno questo è quello che più o meno ho capito leggendo la quarta di copertina, però comunque mi incuriosisce. Inoltre, la copertina mi ricorda tantissimo il famoso film cult degli anni 80, Ghostbusters, perché più o meno diciamo che l'immagine era questa. E devo dire che sono incuriosita da questo libro. Poi ne ho preso un altro che è adatto sia a ragazzi sia ad adulti ed è Storie del terrore da un minuto. Questo libro mi incuriosiva per il fatto che è praticamente una raccolta di storie brevi. E quindi è uno di quei libri che si possono leggere anche un pochino così nel corso del tempo, perché non essendo un'unica storia, ma essendo tante storie brevi, può essere adatto a questo scopo. Io ne avevo parlato di questo libro in un vecchissimo video di 2 anni fa, mi sembra, in cui vi facevo vedere sempre dei libri da leggere ad Halloween e adesso l'ho recuperato perché non lo avevo comunque cartaceo. Adesso scendiamo un po' come età perché vi faccio vedere un libro per bambini. È una storia lunga, raccontarvi come mai ho questo libro. Però, insomma, vi posso dire che ne sono rimasta incuriosita per una serie di motivi ed è questo, Mortina, una storia che ti farà morire dal ridere. Questo è proprio per bambini perché è un libro illustrato. Vi faccio vedere l'illustrazione, una delle pagine, eccolo qua. E se avete dei bambini, se avete dei figli, sicuramente Halloween è il momento migliore per regalarglielo. È la storia di questa bambina che si chiama appunto Mortina, che ha un'immagine di questo genere, quindi insomma non è esattamente una bambina che può uscire di casa tranquillamente senza che gli altri si spaventino, e questo è il motivo per cui vive isolata con una vecchia zia, con un cane che è un levriero albino. Ha una vita abbastanza triste perché si sente sola, ma poi finalmente la notte di Halloween ha l'occasione per uscire di casa e stare in mezzo alla gente. È un libro comunque leggero, in chiave ironica, ma devo dire che anche se è per bambini ne sono rimasta molto molto incuriosita e molto attratta. Mi piaceva soprattutto l'interno, con queste illustrazioni così molto particolari, fatte e disegnate molto bene. Quindi, soprattutto se avete dei figli, io vi consiglio questo libro perché per Halloween è sicuramente un regalino carino da fare. Io figli non ne ho avuti, ma ho comunque in casa questo libro perché, insomma, le vicende della mia vita mi portano sempre a fare delle cose controcorrente, ma lasciamo perdere. Un altro libro che mi sembrava adatto per questo periodo è L'altra metà delle fiabe. Questo non è un libro di paura o comunque un libro che racconta storie, insomma, di Halloween, però è comunque un libro che tratta la parte oscura delle fiabe. Perché raccoglie 3 fiabe particolari: Cenerentola, La bella addormentata nel bosco e Il gatto con gli stivali. E nella prima parte del libro ci racconta la favola
come è stata tramandata per i bambini, quindi le favole diciamo addolcite con lieto fine, tutte carine, tutte tranquille. E nell'altra metà del libro invece c'è la parte oscura delle fiabe, quindi la favola originale che non era assolutamente adatta ai bambini. Io, come vi avevo già accennato in un altro video, sono molto attratta e interessata dai libri che parlino di fiabe, soprattutto in questo senso, quindi il lato nascosto delle fiabe, come nasce la fiaba, l'analisi della fiaba, insomma tutte queste cose. Ho un sacco di libri in casa, quindi poi magari vi farò un video, ve li farò vedere. Ma questo non lo avevo e mi incuriosiva. Poi ho preso altre due cose che non sono in realtà dei libri, ma sono delle storie, in particolare della linea Gli Imbusta Storie. La casa editrice è AB Editore e mi piaceva tantissimo l'idea che hanno avuto. Questa va bene anche per un regalo, quindi magari tenetela presente se dovete fare un piccolo regalo a qualcuno, anche perché il prezzo è molto basso, costano sui 2 euro, 3 euro. E sono delle buste che contengono all'interno tre fiabe illustrate, messe così, come se fosse un articolo di giornale. Ve ne faccio vedere una, tanto per darvi l'idea. Sono fatte secondo me molto bene, sono carine. Eccole qua. C'è la parte anteriore e la parte posteriore, quindi è una fiaba, una storia raccontata in una pagina, quindi in due facciate. E secondo me è proprio un'idea carina. Io questi li ho presi perché mi piaceva proprio l'idea, più che la storia in sé, mi piaceva l'idea della storia, della fiaba raccontata così in modo breve e poi messa in una busta, esattamente come se fosse un qualcosa da tramandare, perché quando si tratta di qualcosa che viene messo in una busta, mi viene l'idea proprio di tramandarlo. E secondo me è un'idea veramente originale. Ho scoperto questa cosa per caso sul canale di Lady Misha 83, magari ve lo lascio giù in info box, così magari potete anche vedere il suo video. E mi sono assolutamente incuriosita e quindi ho voluto prenderla. Ho preso le favole provenzali e le favole africane. Quelle africane sono assolutamente adatte al periodo di Halloween perché si parla di stregoni, di fantasmi, di cose del genere. E comunque, insomma, mi sembrava una bella cosa, una cosa originale. Questi sono i miei acquisti per questo periodo. Vi ho fatto vedere i libri adesso, anche se non li leggerò subito perché comunque sono adatti secondo me a questo periodo dell'anno. Fatemi sapere nei commenti se li avete letti. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.